siamo di nuovo qua e dobbiamo completare la nostra ricetta degli gnocchi. Quindi abbiamo intanto messo l'acqua a bollire, è quasi pronta, ma nel frattempo noi che facciamo? A me piace anche per gli gnocchi fargli una giratina con le dita e quindi io lo faccio lo stesso come lo faccio per i cavatilli, anche se è buona pratica che uno gli gnocchi li lascia così come sono. Invece a me mi danno tristezza, per cui io voglio comunque darci un movimento. Nel frattempo, tanto che l'acqua bolle, il tempo l'abbiamo, per cui aumentiamo un pochettino quest'acqua, se no qua alle calende greche ce ne andiamo. Per cui, ecco qua, tanto ci siamo quasi. Ho già messo del sale nell'acqua e quindi facciamo giù, vedete sono molto morbidi rispetto ai cavatilli perché sostanzialmente la farina è poca, è giusto per raccogliere un pochettino diciamo le patate e in questo caso anche il fatto di aver messo della verdura che comunque è stata scaldata, quindi io l'ho fatta la sera prima proprio per cercare di togliere l'acqua in eccesso. Poi ci facciamo una bella strizzatina in modo che se no l'acqua poi richiederebbe farina, per cui a quel punto verrebbe un po' duro, non... e quindi noi lo facciamo, queste preparazioni facciamo sempre la sera prima proprio per evitare questo discorso qua. E allora l'acqua è quasi pronta, noi abbiamo pure finito e mettiamo a bollire questi gnocchi. Ovviamente sempre ci sei, Bina? Sì, ci sono, oggi va meglio. Oggi diciamo che almeno fino adesso il collegamento c'è, la linea c'è, non abbiamo problemi. E niente. Speriamo duri. Facciamo questo il discorso della cottura degli gnocchi è quello là, brevissimo. E quindi li mettiamo perché l'acqua sta quasi per bollire. Ho detto che metto non so se mi hai sentito, ho detto che io comunque ci faccio una giratina con le dita tipo cavatirli, non li lascio interi il pezzo in quel modo. Ecco qua, adesso li mettiamo in pentola in acqua già salata. Ecco, questa volta nell'acqua mettiamo un goccio di olio. Ti ricordi, Bina, che me l'avevi chiesto? Mettiamo un goccio di olio, certo, perché... Certo. Essendo molto morbido come prodotto, non rischiamo di farli attaccare. Almeno questo è il senso. Poi se tu hai altri motivi, non lo so. No. Ah. Condivido. Perfetto. Bina, tu li hai fatti qualche volta? Sì, li ho fatti e insomma, pure con le dita, pure con una forchetta ti puoi aiutare per fare queste ondulazioni, quindi poi bisogna insomma carpire la fantasia del cuoco, della cuoca, no? Mm-hmm. E in l'importante è che non si usino patate novelle, quindi fresche, perché sennò, essendo ricche di acqua, poi necessitano di farina in maniera esagerata, quindi poi si rovina proprio l'impasto, quindi delle patate alquanto, non dico stagionate, ma quasi povere di acqua. Sì, ne riceve di meno farina, giusto? Sì, mi sono scordata in effetti di dire questo, perché la patata novella deve stare un po', non va bene per fare gli gnocchi. È sconsigliata, sì. Hai ragione. Poi per quanto riguarda, tu li hai fatti normali o li hai fatti colorati come li ho fatti oggi? Guarda, io siccome a me piace tanto il giallo e quindi diciamo che mi sono addentrata un po' sulle sperimentazioni, che poi tra l'altro non era male. Ho inserito la curcuma per farli un pochino ingiallire nel senso buono della parola, quindi mi sono venuti questi gnocchi sul giallo molto più accesi, ma ti posso dire che il sapore non era male, era un po' più, diciamo che piccava, però poteva andare, insomma. Poi ci sono altre varianti, che dici? Cosa ci consigli oltre ad aver messo, io vabbè, ho messo la curcuma, tu hai messo gli spinaci, ci sono altre possibilità? Molte volte anche al posto degli spinaci possiamo mettere la bieta, quindi voglio dire, già per fare il verde
Molte volte al momento non ci ritroviamo, quindi qualsiasi verdura va bene. Possiamo mettere, io una volta ho messo lo zafferano per farli gialli al posto della Ottimo. curcuma che hai messo tu, per ingiallire un po' la pasta. Ho usato anche del pomodoro per farli venire rossi. C'è stato un periodo che andava di moda questa paglia e fieno, non so se tu ti ricordi questa pasta paglia e fieno, che era Sì, verde, gialla. E quindi, e poi non lo anche al so. nero di seppia, eh. Brava, ecco, questo sì, questa è una bella trovata, è vero, con il nero di seppia, sì, e li facciamo qualche volta, che a me piace un po', magari ne facciamo, che poi facciamo un trittico nel piatto, rosso, giallo, Ottimo, sì. Bellissimo. verde, con un sugo Giusto. semplice, a questo punto lo facciamo solo con un sugo semplice. Questi qua io invece li arricchisco un po', giusto per... Ci siamo quasi, così passiamo direttamente dalla pentola nella padella che poi li Sì. passeremo in forno a gratinare. Diciamo che è una sorta di pasta a forno, va, però fatto con gli gnocchi. Guarda, Arricchiamo un pochettino il se sugo. vuoi ti dico una curiosità inerente agli gnocchi, Sì? che sono forse il primo formato di pasta casalingo, così come li conosciamo noi, cioè con patate, furono descritti soltanto a partire dalla seconda metà del 1700, poiché originalmente venivano preparati soltanto con acqua e farina, perché per quei tempi, insomma, non c'era tutto sto ben di Eh Dio, sì. e poi venivano strappati, tra virgolette, a mano per poi cuocerli. Si possono, cara Graziella, si possono conservare, come abbiamo visto pure per gli altri prodotti che abbiamo visto? Guarda, io gli gnocchi veri e propri, allora, gli gnocchi veri e propri, così sì, essendo morbidi, li puoi tenere in frigo, sempre il discorso della pasta fresca, qualche giorno in frigo, Sì. avendo la cura di metterli separati, nel senso non metterli tutti insieme, avere la cura di metterli uno accanto all'altro e quindi conservarli con un po' di carta di pellicola in frigo e consumarli poi dopo 3 o 4 giorni. Congelarli non lo so, io non l'ho mai fatto, non ci ho mai provato perché essendo una pasta fresca, cioè poca farina, non so se il risultato poi, io poi ho sempre paura di sbagliare e dico non vorrei che poi quando si scongelano si squagliano sostanzialmente, si sciolgono poi Certo, nell'acqua, però certo. nel frigo sì, possono stare tranquillamente. E niente, qua gli gnocchi Quindi sono qualche pronti. giorno sì. Sì, allora a questo punto chiudiamo l'acqua, anche perché questi, te l'ho detto, come cottura, ce ne serve poca. Ho Sono preso una veloci. teglia, ecco qua, ci ho messo alla base un po' di sugo e poi mettiamo i nostri gnocchi direttamente qua dentro. Li ho fatti cuocere un po' di più. Sono belli grossi, Bina, guarda che gnocconi. Sei proprio una gnocca. Giusto. Qua. Adesso che facciamo? Ci mettiamo del caciocavallo. Preferisco il caciocavallo, magari poi se uno lo gradisce, per carità, può mettere anche del formaggio grattugiato, che sia pecorino, che sia parmigiano, che sia grana, quello che preferisce. E il caciocavallo comunque lo stesso, anche se si ci mette il formaggio. E poi una bella passata di sugo. Un Beh, noi semplice sugo al prediligiamo quello pomodoro. nostro, no? Come? Meno e Silano DOP, Sì, andiamo sul sì, 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 sì. sicuro. E cerchiamo di usare i prodotti del territorio, Bina. Bravissima, Io a parte la certo. Almeno stagionalità, sono garantiti. brava, a parte la stagionalità preferisco pure usare i prodotti del territorio.
Io ci tengo a queste cose, poi non lo so. Senz'altro. Ci facciamo una giratina giusto per far amalgamare il sugo, anche se sotto ce l'ho messo apposta, proprio per evitare poi di girarli, perché essendo morbidi gli gnocchi, insomma, rischiano di sfaldarsi. Vedete? È morbidissimo, se io lo giro 2 o 3 volte, si schiaccia, per cui ho messo il sugo sotto e il sugo sopra. A questo punto accendiamo il forno. Lo teniamo a 200 gradi più o meno il tempo di gratinarsi praticamente perché il sugo è cotto, lo gnocco è cotto, soltanto il tempo che si scioglie il caciocavallo e si gratinano un po' sopra. Ok? Infatti il caciocavallo è un formaggio stagionato a pasta filata, tipica dell'Italia meridionale, quindi appunto come dicevamo prima, delle nostre zone. E si conserva appeso a cavallo di una trave per l'essiccazione, quindi da lì poi prende il nome caciocavallo. In effetti è prodotto con latte di vacche, aggiunta di caglio, fermenti lattici e sale. Il nostro, ripeto, è quello Silano DOP. Per 100 grammi di prodotto abbiamo 439 calorie, tanti grassi e proteine, ricco di fosforo, ferro, calcio, vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina E. È un formaggio non tanto magro, ma che ogni tanto ci sta, quindi davvero un toccasana per le nostre ossa, per i nostri denti. O utile per il sistema immunitario. Diciamo che questo piatto può essere un piatto unico perché vediamo quest'oggi lo gnocco, quindi abbiamo la farina, abbiamo i carboidrati, l'amido, i glucidi. Poi abbiamo la patata che è più leggera rispetto alla farina, quindi sempre prodotto amidaceo che appartiene alla base della piramide alimentare, quindi carboidrato. Poi abbiamo l'aggiunta di questi spinaci, ovvio che poi abbiamo i pomodori, pomodori che sono comunque delle verdure ottimali, ed infine il caciocavallo, quindi proteine e grassi importanti per la nostra salute. Quindi davvero un piatto completo e un piatto dalle grandi proprietà. Bina, ti volevo dire, noi usiamo il caciocavallo, almeno è pratica nostra usare il caciocavallo in questi Sì. piatti invornati, tipo pasta a forno, tipo tante altre cose, anche nelle verdure, nelle cose mettiamo questo caciocavallo. Ovviamente ciò non toglie che si può usare anche la mozzarella, perché magari noi siccome Certo. abbiamo nel nostro cuore c'è il caciocavallo, quindi lo usiamo, anche Certo. perché rispetto alla mozzarella è più asciutto, quindi diciamo che anche se prendiamo quello fresco, non dà acqua come dalla mozzarella, per cui per noi diciamo è importante questo. E in più Come evitiamo no? sostanzialmente, anche se tu dici che ci sono delle calorie col caciocavallo, eccetera, eccetera, però evitiamo magari Sì. tante cose tipo besciamella, tutte queste cose qua, perché No, no, comunque. vabbè, se dobbiamo usare la besciamella o altro, 10 e lode ai prodotti nostri, almeno sappiamo da dove viene, insomma, quindi la filiera agroalimentare, poi un prodotto comunque DOP, No, dico. denominazione d'origine protetta, quindi ben vengano i prodotti sani, tra virgolette, Sì. anche se poi sono calorici, ma non fa niente. Sì, no, volevo dire nel senso che anche se la preparo io a casa la besciamella, no, perché volendo si può preparare a casa. Sì, vabbè, quello sì, Però quello è un altro dico, discorso, rispetto alla certo. besciamella, cioè come calorie è meglio il Sì. caciocavallo o la besciamella? Questo. Allora, a livello nutrizionale come calorie è meglio, tra virgolette, il caciocavallo, perché comunque è sempre un prodotto di pasta filata, invece lì c'è un processo diverso poi di trasformazione, perché ricordati che e lo sai benissimo che la besciamella c'è l'aggiunta di farina. Quindi Sì, come no. invece Latte, farina, noi a livello di noce moscata, più o caciocavallo meno abbiamo sono solo questi. proteine, quindi a livello di bilanciamento è meglio il caciocavallo come calorie, ma anche come ingredienti e nutrienti. Certo. No, no, per questo, perché molte volte magari sono quelle cose sì regionali, però un po' adesso non è che ci mischiamo, diciamo, dai,
voglio dire, anch'io posso usare la besciamella per carità, però Certo, voglio dire, certo. a livello diciamo caloriche e cose, molte volte preferisco, a parte proprio per una questione di cuore o per una questione di abitudine, il caciocavallo Come magari a no? qualcos'altro, ecco solo questo qua, perché poi alla fine, Sì. parliamoci chiaro, tutti i condimenti, tutto il di più che si mette in un piatto è calorico a Bravissima. prescindere, credo, Un po' di tutto non fa male, poi dipende sempre dalle dosi, né di più né di meno. Se io mangio 1 chilo di pasta, 1 chilo di pane, 1 chilo di patate, è ovvio che a livello, anche se sono utili per la salute, hanno proprietà funzionali, ma poi possono dare effetti collaterali se mangiate in più. Quindi bisogna stare attenti sempre alle dosi e soddisfare il fabbisogno energetico dell'individuo. Eh beh, certo, è chiaro che a tutto sempre c'è un limite, come tutte le cose, il doppio, il di più è sempre un di più, sia in un Storpia, senso sia certo. nell'altro, sia a livello, Come diciamo, un di più di mangiare, sia al contrario, nel senso che non no? mangia Certo. proprio e rinuncia magari a tanti alimenti e tu ne sai qualcosa sicuramente, perché magari molte volte si tolgono degli alimenti importanti in un'alimentazione per il problema della dieta, quelle diete fai da Bravissima, te, che noi bravissima. cerchiamo di Allora, bandire il più bisogna sempre possibile. guardare la dieta mediterranea, che è patrimonio dell'umanità, Perfetto. scientificamente provate. Adesso c'è la moda delle diete veloci, fai da te, Brava. tolgono la pasta, tolgono il pane, tolgono i prodotti da forno, mangiano un po' di più di proteine, ma a livello di chetogenesi non è un'alimentazione consona, si può fare ma per un breve periodo, 7-10 giorni, massimo 21 giorni. Dopodiché, essendo tra virgolette la dieta chetogenica, quindi togli i carboidrati, poi sai, si formano i corpi chetonici dentro il corpo, quindi sono delle tossine che creano poi disagio per la salute. Quindi non vanno bene queste diete che vanno di moda, tutte subito non si può No, avere, come poi tutte le infatti. cose. Quindi bisogna avere poi, non è manco il discorso di dieta, ma è l'educazione alimentare, lo Alimentare, stile di bravo. vita. E perché no, ogni tanto ci sta fare questo sgarro, ma poi l'importante è che uno poi si riprende e vada di nuovo sulla retta via, insomma. Certo, e no, perché toglie, cioè, capita spesso, vabbè, tu come lavoro sicuramente lo saprai, però capita spesso che ti trovi a parlare con persone che io oggi faccio la dieta del limone, per dirti una sciocchezza Brava, brava, qualsiasi, tutte queste io faccio. stupidate che ci sono in commercio, perché poi ci sono pubblicità fasulle che promettono mare, monte e montagne, ma poi alla fine sono delle bufale, perché purtroppo la gente non si rende conto che noi miglioriamo la salute mangiando meglio, ma hanno questa esagerazione, devo perdere peso, ma invece non è questo, perché sì, si può perdere anche peso, ma tu perdi la salute poi, che è la cosa fondamentale. Anche perché con queste diete fai da te, perdi la massa magra, che Brava. è quella quota di muscolo che a noi serve per fare poi le attività quotidiane, insomma. Bisogna perdere il grasso, non il muscolo. Invece lì, siccome i carboidrati, quindi pasta, pane, prodotti da forno, sono alla base della piramide alimentare, se si cacciano, se si tolgono, poi ci sono davvero problemi. Si possono avere carenze di ferro o comunque un'ipoglicemia accentuata E e infatti. altri fattori che non portano niente di buono. Però non è facile farlo capire, soprattutto alle ragazze, ma comunque non Lo so. dimezzare, anche alle persone più adulte, perché voglio dire, cioè hai voglia di dire, ma guarda che se tu hai intenzione di seguire una dieta, insomma, è facile, vai da un nutrizionista, insomma, almeno ti Certo. segue, cioè queste cose fai da te, non io, Ma guarda, eppure. se, io non è che voglio essere antipatica, però se ognuno di noi poteva fare la dieta fai da te, Brava. io facevo tra virgolette un altro lavoro, nel senso Certo, buono, certo. ognuno c'è il proprio mestiere. Io penso che Certo. quando uno sta male non va dalla vicina di casa, ma va dal medico per chiedere Certo. aiuto. Purtroppo nelle nostre zone ancora c'è questa tendenza a fare il fai da te, ma grazie a Dio, a furia di delle pubblicità, che poi comunque l'informazione dei mass media, grazie a Dio questo discorso sta cambiando, perché le persone sono un po' più sensibili, anche perché adesso non dico tutto, ma
la maggior parte delle cose derivano dall'alimentazione, dei problemi, quindi è giusto essere consapevoli di quello che si va incontro. Infatti, infatti. Un conto è la dieta, caccio tutto, un conto è mangiare sano, quindi avere Certo. l'equilibrio alimentare dei nutrienti, quindi il fabbisogno energetico è soddisfatto e io sto bene di salute. Certo. Diamo una controllatina al forno, vediamo. Un altro pochino e ci siamo. Un altro pochino e ci siamo. Niente, volevo dire proprio questo, cioè nonostante c'è tutta questa informazione, nonostante ormai se ne parla dappertutto, però ancora qualcuno fa di testa propria. E Brava. non lo so. Oppure per esempio un'altra cosa che non va bene, ma non perché sono io Bina Palopoli, perché appunto è riferito alla SINU, Società Italiana Nutrizione Umana, quindi a livello di nutrizione, le diete, vi prego, sono personalizzate. Perfetto. Io non posso dare la mia dieta o A il un mio percorso altro. alimentare a te oppure tu lo dai ad un altro, perché ognuno di noi alle proprie fisiologie, la propria Certo. composizione, magari io sono alta in un modo, peso in un altro, ho un corpo a pera, un'altra ha un corpo diverso a mela, a clessidra, insomma, ripeto, la fisiologia alimentare è differente, quindi può anche andare bene perché va a fortuna, però ognuno ha la Vabbè, propria per dieta, quindi le diete, vi prego, sono personalizzate, brava. come i vestiti, no? Io Certo, non è no, ma che il poi mio vestito non può andare bene a te e il tuo non va bene a me, insomma, in questo senso. O i gusti e i costumi sono differenti, quindi anche il riferimento all'alimentazione cambia tutto. ma poi c'è anche il discorso che voglio dire, ci possono essere delle patologie, quindi magari Bravissima. una dieta che a me va bene perché a parte la conformazione fisica, dice, però potrei avere anche dei problemi di salute diversi da un altro. Per cui Bravissima. voglio dire, cioè, ma questo un po' con tutte le cose, quindi uno a sommi capi può dire magari io mangio, se mangio la pasta non mangio il pane, mangio poca pasta, Certo. questi sono consigli che non fanno male, però dare In proprio generale, delle, però, certo. cioè, a sommi capi, perché poi alla fine si può mangiare tutto, poco e va benissimo, voglio dire, non è che... Però Certo. se poi tu mi dai una dieta, io magari la do alla mia amica, la do a una, cioè no, perché a quel punto, anche perché c'è pure un discorso di prodotto che ti piace, che non ti piace, magari ci sono alimenti che io non mangio, cioè è tutta una serie, me lo insegni tu, voglio No, no, dire, no, hai perfettamente ragione, perché per esempio se io do delle verdure di colore verde ad un soggetto che sta bene e invece li somministro ad un altro che può avere disturbi gastrici, cioè io quella persona l'ammazzo Perfetto, perché potrebbe poi provocare problemi gastrointestinali importanti o comunque lo so che mo sono prodotti dietetici, però magari una certo. persona che ha il diabete gli somministro la pasta un po' più condita rispetto ad una persona che comunque non ha problemi, poi ci sono effetti collaterali. E allora, Bina, vediamo Sì. qua, i nostri gnocchi sono pronti. Che meraviglia! Adesso li mettiamo nel piatto. Proviamo a metterne qualcuno giusto per impiattarli un po'. Guardate come fila questo caciocavallo. È una bina. Mamma mia, a parte vabbè visivamente quello che vedi, ma quello che ti perdi come sapore e come Lo so, profumo. immagino, immagino, questi sono prodotti deliziosi, cara. Questo rosso del pomodoro, rose rose per te, ho comprato stasera. Adesso li assaggiamo. Io ovviamente metto sempre del piccante quando lo faccio, eh. Vediamo un Sì, po'. ottimo. Bruciano. Si scioglie in bocca. Ebbene, fateli e mangiateli. Bina, sempre sei preziosissima per noi e per tutti Grazie di quanti. Alla cuore e buon prossima, appetito, buon grazie. pranzo a tutti e alla prossima. Ciao Bina! Arrivederci, ciao ciao.